Ciao a tutti da Xeltros, eccoci di nuovo con Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero ci eravamo rifugiati in questo castello e avevamo perso il contatto con Hannigan, per cui direi di proseguire. L'unica strada percorribile era questa. Qui c'era Si era eretto un muro che immagino sia una sorta di enigma, una bella decorazione, manca qualcosa. Ok, mancherà quel pezzo che troveremo più avanti, immagino. In tutto ciò avevamo... Ah, qui c'era anche un'altra porta. Cambiato quasi totalmente il nostro inventario, la nostra valigetta, l'abbiamo ingrandita. Abbiamo cambiato anche un po' di armi qui, rimpiazzando il fucile a pompa con il fucile antisommossa, il vendicatore con la blacktail. E non so, sono indeciso se prendere o no la Broken Butterfly alla prossima volta che incontriamo il nostro amico venditore, perché ha una potenza di fuoco uguale a 13. Munizioni calibro 45 non si trovano, però immagino che acquistandola abbia in dotazione già qualche munizione. Sarebbe comodo usarla specialmente contro, diciamo tra virgolette, i boss o qualcuno di un po' pericoloso, perché non sarebbe male. Comunque, proseguiamo. Qui si va anche? Ok. Ok, lì c'è qualcosa che luccica. Volevo andare dall'altra parte, però. Ok, proseguiamo qui. Un po' di barili, qui ci sono altre porte. Granata incendiaria. È chiusa, la porta è davvero robusta? Una prigione forse? Chi lo sa? Magari saranno le segrete del castello. Ok, questi vasi. Perfetto. Si sente qualche rumore. Ok, cos'è? Fuoco. Bene. Erba gialla, ok. Cos'è questo? Cattura di Luis Sera. Mi è stato confermato che Sera è entrato nel castello. Come mai è tornato indietro durante la fuga? Quali sono le sue intenzioni? Dobbiamo approfittare della situazione e catturarlo. Ci occuperemo dei due americani dopo che avremo catturato Sera. Deve aver preso alcuni vaccini quando ha rubato il nostro campione. Ah, ok, possiamo fare a meno dei vaccini, ma dobbiamo recuperare il campione. Ne va della nostra vita. Ci deve essere lo zampino di un'altra persona o di un altro gruppo. Se il campione dovesse finire nelle mani di questo gruppo, il mondo che vogliamo creare non vedrà mai la luce. Dobbiamo catturare Sera al più presto. Ok. Ok, qui si va, ma io... Andiamo un attimo da quest'altra parte, vediamo se si prosegue anche lì. Perché non vorrei lasciare indietro cose, munizioni. Invece non si muove, deve essere bloccato dall'altro lato. Immagino che ci si ritorni facendo il giro da qualche parte. Perché dobbiamo attivare quella parete. Va bene, quindi proseguiamo qui. Ah, lì dopo ci si risale da qui. Perfetto. Ok, proseguiamo quindi. Questi, qui. Qui c'è una chiave appesa. Chiave prigione. Bene. Vabbè, ma questi? Ok,
No, ti avvicinate troppo però, e no. Queste... Si dovrebbero disattivare da qualche zona. Ma non ne ho idea. C'è qualche manovella qui da attivare? Sotto. Lì ci sono delle munizioni per il fucile a pompa. Ma non è che si... Cioè che si vada qui? Questo si sposta magari? Lì c'è una campana. Proviamo a sparargli. Non succede un cazzo. Ma qui c'era la porta chiusa, no? Ma che cazzo di... Io non lo so. Ok, apriamo la porta. Quelle munizioni? C'erano delle munizioni da prendere. Lì sopra, no? Come ci si va? Allora, mettiamoci con la mitraglietta qui, equipaggiamola perché... Mi sento più tranquillo. Ok. Questo. Ma io lo lascerei lì, onestamente, però. Vediamo un attimo. C'è un'erba verde, perfetto. Le munizioni lì sopra. C'è questa colonna circolare che non so se abbia qualche funzione particolare qui nel castello. Comunque, suoniamo la campana, che succede? Questo si è liberato da solo invece, attenzione. Aia. No, vieni qua, Ashley. Si sono... Ti pareva. Qua ci voleva la Broken Butterfly, no? Vabbè, accontentiamoci di questo. Ci ha seccato single shot. Va bene. Le cose si fanno serie qui. Wait. Ok. Prendiamoci la nostra erba verde. Aspetta, questa, abbiamo questa gialla, abbiniamola. Ok, così aumentiamo anche leggermente la salute. Onestamente tornerei indietro a prendere la Broken Butterfly dal venditore perché... Vabbè. Riproviamo un'altra volta.
qualche strategia ambientale? Suonando le campane, forse questo si stordisce? Boh, chi lo sa? Non vorrei buttare munizioni nel fucile a pompa, però. Vediamo, proviamo. No, vattene da qui. Vaffanculo, porca zoccola. Maledetti figli di puttana. Ma questo è cieco comunque, eh? Non va, va un po' così alla cieca. Ok, vaff. Che succede? No. Ma questo va alla cieca comunque. Fermi. Prendiamoci un'erba curativa. Ma carichi sta mitraglietta? Carica, carica subito, no. Rapidità, cazzo, no. Rapido, Leon. Vaffanculo, brutto stronzo di merda. 15.000 pesitas. Ottimi. Ah, qui c'è la levetta che chiude la bocca a questi stronzi. Perfetto. Ok, si può proseguire adesso. Andiamo, Ashley. Ashley, tappati le orecchie, mi raccomando. Perché. Ogni tanto potrei dire qualcosa di poco cortese, questo ai vermi. È dettato comunque dalla situazione, eh. Qui. Immagino mi comprenderai anche tu. Guarda questi stronzi. Perfetto. Ottime, queste ci servivano, anche queste. Ok, ottimo, ottimo drop. Bene. Tutto calcolato, signori. Proseguiamo. Ok. Dovete fare il giochetto voi, eh? Ok, che fate? Fate le finte? Vai, vai, carica, carica. Leon, devi caricare. Leon, carica subito sta cazzo di mitragliatrice. Ti devi sbrigare, professionista. Ok. Cambiamo subito arma. Leviamo la capa dal collo a tutti e due. Guarda questi figli di puttana, ovviamente noi dormiamo in piedi. Andiamo via da qui. Allora. No, non va bene così. Usiamo le granate che ce l'abbiamo. Perfetto. Ma non ditemi che questi escono all'infinito perché. Pesitas. Via così. Questi hanno i vermi.
No, vai, vai lì. Niente, signore, niente. Ma lo vuoi uccidere? Cazzo, no, questi certe volte muoiono subito, certe volte tipo, non si capisce la meccanica che regola le uccisioni di questi con i vermi. Tiriamogli una granata incendiaria. Affanculo. Switchiamo subito. Ma quello non muore, eh. Incredibile. 900 pesitas. Questo si rialza. Potresti anche rimanere per terra, un po' nelle chiappette così. Perfetto. Si rialza ancora? Togliti, togliti da qui, Ashley. Madre, madre. No, Ashley. Ok. Perfetto. Usiamo la mitraglietta. Ma questi tutti quanti adesso iniziano ad avere il verme. Ok. Ad esempio quello muore subito. Non si capisce. Va bene. Anche tu hai il verme? No. Fucile doppietta. Fucile a pompa, non doppietta. La musichetta non se ne va. Ok, 1000 pesitas. Ottimo. Dove stanno? Lì c'è qualcosa da azionare. Come stiamo messi qui? Male. Ok. Bene, perfetti. Troviamo tante munizioni, tante granate incendiarie che va bene, ma fino ad un certo punto. Questo cosa fa? Osserva i muri così? Ok. Un po' nelle parti basse. Perfetto. Ok, contemplava i muri. Andiamo un attimo qui così vediamo che succede. Ok. C'è una porta. Bombe a mano, bombe incendiarie, munizioni. Ok, finalmente. Quello non è un cazzo. Freseriamo qui. Si va ancora, lì c'è un'erba. Qui inizierei anche a potenziare Ashley, la salute di Ashley, perché immagino diventi un problema. Andiamo qui. Non si va. Ok, immagino non si vada nemmeno da quest'altra parte. Va bene. Quindi proseguiamo qui. Che come cazzo sto andando? Andiamo qui. Fottuto labirinto. Munizioni, erba verde. Questi cosa sono qui? Due enormi tasti giganti, immagino. Dobbiamo usarli in qualche maniera. Allora, Ashley, tu rimani un attimo qui. Io vado dall'altra parte e vediamo che succede. Ok. Prendiamoci un'erba curativa. No,
No, che cazzo sto facendo? I tasti qui è un casino. No, 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 dentro, dentro, vieni dentro, vieni dentro, Ashley. Figlio di puttana. Guardali come corrono, guardali. Adesso? Ma rimani per terra, no? Così, vedi? Ok. Testa di ottone. Qui noi diamo un caloroso benvenuto. Perfetto. E switchiamo subito. Non dirmi che anche tu hai il verme. Quanto pare no. Ti pareva che non saltavano, saltassero dall'alto, no? Ok. Iniziamo ad usare queste bombe. Perché ne abbiamo fin troppe. Ok, seguimi. Che stronzo qui. Stiamo troppo sullo stretto. Ok. Proviamo ad aggirarli in questo modo. Qui ha respawnato tutto, immagino. No, comunque questo castello è molto, diciamo, ampolloso, così si può definire. Molto regale, ovviamente. Ok, si rialzano. Non vorrei buttare munizioni. Attenzione. Sul ginocchio, sulla rotola, immagino. Faccia pi molto piacere. Vabbè, ma questi. Questo è il verme? No. Si è solo scordato che è morto. Perfetto. Usiamo sta. A cosa diavolo servirà? C'è solo un modo per scoprire. A chi la fai azionare? Perché mi fai questa domanda? Vabbè, Ashley, tu aziona io. Vedo un attimo che succede qua. Che succede? Ah, ok. Credevo arrivasse qualcuno nel frattempo. Bene, meglio così. Ci sono altre situazioni manovelle. In ambedue i lati del. No. Che sto dicendo? Dove cazzo l'ho visto io le manovelle? No, è lì sopra. Sì, ci sono. C'è una lì. Non erano due? Sì, ma è una dall'altra parte, ok. Ma no, ce n'è anche un'altra lì. No, è sempre quella, va bene. Sta musichetta. Qui si sale in quella maniera. Aspettate un attimo, però. Ok, vediamo qui. Se c'è qualcosa, ma. C'è un vaso. Ok. Dobbiamo prendere la Broken Butterfly perché ci serve. Abbiamo ingrandito anche la valigetta. La prendo subito. Ottimo. Ok, proseguiamo.
apriamo questi vasi. 10? 10 munizioni doppietta. Bene. Fucile a pompa, no doppietta. Non è una doppietta, è un fucile a pompa. Anzi, questo è proprio un fucile antisommossa addirittura, quindi. Non è nemmeno a pompa. Oppure sì? No, quindi è a pompa. Vabbè. Proseguiamo. Proviamo qui. Saliamo un attimo. No, fa. Aspetta però. Devo salire anche io. No. No, cazzo. E adesso? Adesso siamo. No, siamo nella merda, signori. No, li sento anche dietro, questi figli di puttana. Figli di puttana. Ma perché no? Ma levati dai coglioni. Un attimo che arrivo, eh. Dove è la porta? Vaffanculo, cazzo. Ma vieni qua, scappa. Ok, prendiamo una mitragliatrice. Vai, carica lì, no, dobbiamo aumentare la velocità di ricarica perché guarda quel figlio di puttana. Guardate, guardate, guardate che cazzo. Ok, riproviamo. Allora, fatemi un attimo capire bene la questione qua perché. Altrimenti è un guaio, eh. Munizioni fucile. Però muoviti anche un po', ad usare la manovella, Ashley, perché sennò. Cioè, ma perché noi non possiamo salire? Io. Cioè, saliamo insieme, poi vediamo se che cazzo fanno questi. Così non va bene. Noi ci proviamo, ma. Ti devi anche sbrigare perché. Qui dobbiamo potenziare le armi. Guarda questi, guardali. Ashley, rapida, mi raccomando. Perché non va bene altrimenti. Bene, scendi subito, teletrasportati subito. Dove vai? Ah, no. Ma che cazzo? Ma allora se. Ma allora non va bene così. Se mai fallo qualche cazzo di. Cioè, schivali anche tu, no? Scappa, corri, muoviti. Vabbè, dobbiamo prendere le randellate. Tanto questi sono stronzi, quindi. Prendiamo noi le randellate perché. Ok. Dove stanno? Ah. Niente. Finite le munizioni, perfetto. Abbiamo queste, ma. Aspetta, fermi. Non va bene così. Questi col. Fa troppo danno poi.
Ma vuoi cadere? Eh? Che dici? Ashley, accelera un pochino, per favore, perché... Perfetto. Teletrasportati subito qui. Ah, ok. Perfetto. Ma io lì sopra... Vabbè, questi non hanno droppato nulla. Vabbè, andiamo di fucile a pompa. Proseguiamo. Bravissima. Ok. Ok, proseguiamo qui. Sparita la musichetta. Ok, qui c'è il mercante e la macchina da scrivere. Perfetto. Non si poteva chiedere di meglio. Questi hanno un ruolo decorativo. Per cui proseguiamo qui. Eccolo qui, il nostro amico. Qui. Qui c'è un forziere dentro una teca. Bene. Ok, una bomba a mano. Ok. Andiamo qui. Perfetto. Questa si apre. Beh, ci sono raffigurate alcune pistole. Vediamo un attimo qui. No, prendi, prendi. Che no. Si va anche sopra. Questo si apre? No. Ok. Vediamo un attimo qui il nostro amico. Però andiamo un attimo sopra prima. Magari troviamo qualcosa. Sembra che si possa aprire solo dall'altro lato, perfetto. Ok, solo questo, eh? Va bene. Andiamo dal mercante. Welcome. Ciao amico, hai aggiornato? Intanto vendiamo. Beh, cosa vendiamo? Qualcosa abbiamo. Ok. Ma di queste ne abbiamo molte, eh. Abbiamo anche questo bracciale d'oro. Vendiamolo perché sembra non si possa migliorare questa maschera. Boh, non si trovano più queste gemme. Magari era tutta una questione relativa al villaggio, ma... Teniamolo un altro po', vediamo. Così come terrei questi tre occhi di gatto qui. Vediamo che succede. In teoria potremmo anche ottimizzare qualcosa qui. La mitraglietta la potenzierei, così come la Blacktail, ma così come io comprerei direttamente... Il nostro amichetto qua. Lo so. Lo so, ti capisco, ma... Cerchiamo di farci bastare solo la potenza al momento. Quindi la prendiamo. 6 colpi. Perfetto. Ok. Prenderei anche questo, onestamente, ma... Ha un'ottica? Perché se non ce l'ha...
È meglio secondo me. A giudicare non sembra un mirino quello, ma sembra più una, diciamo, una maniglia, una sorta di maniglia per tenerlo. Ma io prenderei anche questo, però. Vediamo un attimo. Ok. Potenza di fuoco 7. What are you Vediamo di buying? potenziare qualcosa qui. Ok, capienza. Ma questa è solo una capienza? Ah no, ok. Velocità di ricarica non si può. Potenza di fuoco aumenta di qui, di 2. Questo è un. Vabbè, teniamolo così al momento. Lo tiriamo fuori quando serve. La velocità di ricarica della Is that all? mitraglietta. Is that all? Thank you. Ok. Anche la potenza di Is that all? fuoco. Bene. Thank you. What are you buying? Aspetta. Dammi anche. No, non li vende questi. Va bene. What are you selling? No, direi che. Diciannovemila, 24.000. What are you buying? 24.000. Vabbè, proviamo a proseguire così. Oddio, What are lo you potenzierei buying? però. Scusate, io potenzierei anche questo, però non lo so. What are you selling? Vendiamo tutto quanto, signori. Vendiamo. Ah. I'll La vendiamo, vaffanculo, Is that vendiamo all? tutto. Is that all? Vendiamo Is that all? tutto. Adesso più avanti, ma Thank fra you. 3 secondi troviamo tutto quello che serviva per aumentarne il valore. Ma sicuro What che are you ottimizziamo. buying? Allora, questa o questo. Boh. Potenziamo la Black Tail. Stranger. Thank you. 9.000, aspetta. Allora, ricarica. Aumentiamo la velocità di ricarica del fucile a pompa. Oddio, Is that all, stranger? il fucile antisommossa. Perfetto. Thank you. Come back anytime. Ok. Guardate qui. Una revolverata di queste ti fa diventare. Vabbè, lasciamo perdere. Equipaggiamo. Salviamo. Proseguiamo. Ok, ecco, che succede? You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. No, ma dove cazzo vai? Ma guarda tu. No, l'hanno ripresa un'altra volta. Ok, capitolo terminato. Bene, fine del capitolo. Salviamo.
Proviamo un'altra volta. Va bene, mi ha salvato 3 secondi fa. Ok, ci siamo ritrovati? No. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Ok, tanto ti becchiamo. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ok, ci vediamo presto, brutto nanetto del cazzo, per cui... proseguirei. Dice qualcosa che luccica, attenzione. Seguirei dall'altra parte però. Comunque, prendiamolo questo. Qui? Ok. Non c'è nulla di che. Proseguiamo qui. Granata accecante, utilissime, come sempre. Ok, proseguiamo. C'è una botola, si va giù. Siamo nelle fogne, immagino. Pieno di insetti qui. Sicuramente li ha liberati Salazar lì. Eccoli qua, da dietro, signori, attenzione. No, dove sono? Va bene, proseguiamo qui allora. Ok. Serpenti? No, ok, bene. Qui non si va. Proseguiamo qui. Eccoci qua. Dove stanno? Dietro? Figlio di puttana. Dov'è? Ma è invisibile. Ah. Ok. Eccoti. Non si può beccare quando... io ti sto vedendo, Pure no? Ma vieni qua, no? Ma questo non muore, signori, La tentazione di prendere quel revolver, non sapete, guarda. Vabbè, prendiamo questo. Ok. Si rialza, attenzione. Ok. Rimani lì. Ok, dai. Beh, perfetto. 3 ne abbiamo buttate e 3 ne abbiamo ricevute. Fossero tutti così i nemici qui. Va bene. Eccolo qui, dov'è? Vaffanculo, dove sei? Andiamo malissimo, stiamo malissimo. Girata tattica. Ok, dov'è? Ah, sta lì che saltella. Ok, sì. Ecco, rimani lì. Adesso arrivo, Bravissimo, bravissimo. Ok, bravissimo. Molto bene.
Dov'è? Non muore, signori. Questo non muore. Usiamo queste. Proviamo un attimo. È ritornato lì. Vabbè, adesso salti un po' di più, eh. Bene. Ok. Occhio blu. Bene, questi hanno un drop abbastanza soddisfacente a quanto sembra. Dov'è quest'altro qui? Dice scendi così lo vedi. No, ovviamente. Ok, adesso scendiamo. E questo ci salta. Eccolo lì. Che ti... altrimenti... Ok. Mitraglietta. No. No, anche no. Guardate qui Leon professionisti. Professionisti. Professionista. Prendiamo... tiriamogli una di queste. Diamogli fuoco. Immagino siano deboli al fuoco questi, no? Ok. Bottata così, non si capisce. Risucchiata in un'altra dimensione, probabilmente. Va bene. Può capitare, eh. Ok, è morto. Comunque, senza munizioni. Bene. Eccole. Bene. Perfetto. Proseguiamo. Ok. Andiamo avanti così, di ignoranza, con questo fucile antisommossa. Ma direi anche no, perché... fino a disommossa non so perché. Ok. No, riesce. No, dove sta? Ma che fa questo? Cioè, ma attraverso le fottute pareti proprio. Così. Cioè, tipo alien. Vabbè. Adesso perdiamo te. Ma ottimo, ottimo. Vedi come ricarichi subito? Bravissimo. Così, perfetto. Perfetto. Eccone un altro. Rimani così, rimani così. Bravissimi. Ok. Sta musichetta. Guarda dov'è. Aspettate un attimo. Vabbè, andiamo così. Dov'è? È ritornato lì, ok. Aspetta un attimo, adesso arriviamo, non ti preoccupare. Occhio verde. Troviamo cose che... dobbiamo vedere, esaminare un attimo. Lì c'è qualcosa? Ma si aprono? Ok, butto giù a calci. 10 pagine, aspettate allora, fermi. No, l'ha preso. Vabbè, lo leggiamo dopo. Munizioni doppietta. Curiamoci, curiamoci. Perfetto. Eccolo qui. Nostro amico. Ma la mitraglietta. Bene, abbiamo fatto bene a potenziarla. Qui c'è una valvola. Aspettate un attimo. Equipaggiamo la nostra Blacktail.
va potenziata questa perché qui abbiamo trovato. Allora, vediamo un attimo. I segni sui lati della pietra indicano che era montata su un altro oggetto. E ti pareva? Cioè, stava sulla ma questi stavano sulla maschera, ve l'ho detto io, guardate. Ok. Vabbè. Poi abbiamo trovato un promemoria qui. Alcuni parassiti sono in grado di influenzare il comportamento dei loro ospiti. È una teoria basilare della biologia. Ma non si sa come i parassiti siano in grado di farlo. Bene. Studiando questi particolari parassiti, potremmo saperne di più sui poteri delle Plagas sulle loro vittime, i Ganados. Ecco un elenco di alcuni parassiti in grado di manipolare il comportamento dei loro ospiti. Ok, Dicrocoelium. La larva di questo parassita entra nell'esofago delle formiche e ne altera il comportamento. Di sera, quando la temperatura scende, la formica infettata si aggrappa alla foglia di una pianta utilizzando le mantibole. Rimane immobile fino al mattino successivo, diventando facile preda di animali erbivori, come le pecore. Si può dire che il parassita manipoli il comportamento della formica per riuscire ad entrare nel corpo dell'ospite finale. Ok. Galactosomum. La larva di questo parassita penetra nel cervello di pesci come la limanda e l'ombrina. Una volta infettato, il pesce sale in superficie e vi rimane fin quando non viene mangiato da un uccello marino. Di nuovo, questo comportamento si può spiegare solo con la volontà del parassita di entrare nel corpo di un uccello marino. Ok. Leococloridium. Gli sporocisti di questo parassita, che si sviluppano dai tentacoli delle lumache, sono di colore vivace e pulsano in continuazione. La lumaca infetta si arrampica sulla parte superiore di una foglia dove è più facile che venga avvistata e mangiata da un uccello. Una volta nel corpo di quest'ultimo, il parassita continua la sua metamorfosi in esemplare adulto. Perfetto. Erba gialla, non si sa cosa abbiano in mente questi, ma lo scopriremo. Sembra che sia morto solo di recente. A giudicare dalla ferita, deve essere stata una morte rapida. Ok. Qui si scende, ma noi facciamo un attimo il giro, lì non c'era niente. Qui nemmeno. Questa porta è troppo arrugginita, non si apre. Bene. Qui non si va, immagino. Si passa per di qua. Bene. Ok, e qui c'era una valvola qui, eh. C'è anche un forziere. Lampada farfalle. Ok, vediamo un attimo. Che okay, lampada con ornamenti raffigurati farfalle. Ci sono tre rientranze nelle quali si potrebbe inserire qualcosa. Ah, ok, quindi qui vanno occhio verde e occhio blu. Ok, questi due oggetti. Ok, ma qui quanti ce ne vanno? Tre. Bene, ne troveremo qualcun altro. Proseguendo. Bene, bene. Non erano oggetti che appartenevano a quell'altra maschera. Sembra una valvola di scarico. Far defluire l'acqua? Direi di sì. Perfetto. Ok.
Andiamo indietro. Eccoli qua. Ricomparsi. Morto così, single shot. Bene. No, calcio grandissimo. Diamogli fuoco subito. Ok. Ma quanti siete? Ah, va bene. Carica, carica subito, rapido, rapido. No, rapido. Ci ha beccato? E dobbiamo migliorare anche la velocità di ricarica del nostro fucile antisommossa, perché in situazioni come queste ci rischi la pelle. Se non ti sbrighi, perfetto, torniamo indietro. Vabbè, questi. Li rimettiamo in conto. Bene. Incendiaria. Sprecata così, perfetto. Ok. Di mitraglietta dopo da quanto tempo? Attenzione. Direi che avresti anche un po' rotto i coglioni, eh. Ma giusto così. Eh? Finito? Occhio verde. Vediamo se. Ho due occhi verdi e un occhio blu. Veniamo intanto questi. Ah, ok, verde, verde. No. E quell'altro? Immagino sia un altro colore. Immagino sia il rosso, ma aspettiamo un attimo a capire. Qui sì. È abbassato il livello dell'acqua, ma non è che qui dietro. Perché riemerge qualcosa, ma non sembra. Vabbè, proseguiamo. Mi viene in mente anche nella hall, diciamo, nel castello lì dove c'era quell'acqua. Magari adesso non c'è più. C'è qualcosa di utile, ma vabbè, proseguiamo. Eccoli qua. Dov'è? Mamma mia questi, mamma mia. Dove cazzo sei? Ottimo. Curiamoci un attimo, avveniamola però. Così aumentiamo un po' il livello di salute, ma secondo me se la prendiamo quando è abbinata con l'erba rossa, oltre ad aumentare di più il livello massimo di salute rispetto al solo abbinamento verde-giallo, direi che aumenta anche la salute in modo maggiore, ma va bene. Ormai l'abbiamo presa. Pensato solo adesso. Proseguiamo. Si sente qualcosa? Ok. Bene. Queste trappole un po' alla Dark Souls, anche se dovrebbe essere il contrario, perché non so, questo è del, dovrebbe essere del 2005 questo titolo, quindi casomai è Dark Souls che riprende alcune cose.
da qui, perché non so se a sua volta vengono riprese anche in questo gioco, ma lo vedremo, vedremo, vedremo. Ok, via. Via così. Perfetto, perfetto. Ok, proseguiamo. Saliamo qui. Munizioni, ok, spinello perfetto. Eccoci qua. Questi stanno idolatrando qualcosa qui, contemplano. Dove siamo? Vabbè, proseguiamo. Bella granata lì, eh? Ma proprio subito, eh? Idolatrate questa così, eh? Andate in pace. Bene. Questo? Che succede? Verme, il verme, attenzione. Ok, è rimasto chiuso dentro. Boh. Va bene. Fa sali? Sta salendo? Ok. Benissimo. Adesso ti faccio riscendere. Aspettate un attimo, magari da qui si sale su, ok, come nella chiesa nel villaggio e si va dall'altra parte. Va bene, però. Boh, andiamo prima là. Questo ha qualcosa addosso? Morto? Adesso veniamo, ti preoccupare. Bravissimo. Nostro amico. Aspetta, aspetta. Munizioni. Perfetto. Ci guardiamo un attimo, poi arrivo, non posso venire da qui. Sono un attimo impegnato, non ti preoccupare. Ok. Perfetto. Cosa c'è? Una granata. Ah, ok, la maschera. Maschera con cavità. Un'altra volta, bene. Questa è quella con. No, ma noi abbiamo venduto tutto però, quindi. Va bene. C'è qualcosa, tiriamola. Perfetto, perfetto. Scendiamo un attimo giù, questo aveva qualcosa indosso, ciondolo illuminados. Dov'è? Ciondolo con il logo degli illuminados. Che logo di merda, lasciatevelo dire, comunque. Proseguiamo. Qui si va, ma io vorrei un attimo fare due chiacchiere con il nostro amico qui sopra. Ok.
C'è un'altra porta. Qui la situazione si ingarbuglia sempre di più. Ok, qui c'è una macchina da scrivere. Questo non si interagisce. Lì dietro ci sono stato, si va da tantissime parti. Poi intanto parliamo con Welcome. questo nostro amico qui. Got some rare things on sale, Street. What are you buying? Ok, aspetta, vendiamo What are you qualcosa selling? tipo le incendiarie, no, le accecanti, Is le accecanti. that all? Thank you. Poi questo, Is that all? Thank you. questo, Is that all? questo, Is that all strength? questo Thank you. aspetterei, questo, boh, questo. I'll buy it at a high price. Sì, vendiamolo. Thank you. Ok. What are you buying? What are you buying? Ottimizziamo qualcosa. Velocità di ricarica. Sì, Is that all? potenziamolo. Thank you. Aumentiamo la velocità di Is that ricarica. all? Thank you. Come back anytime. Senz'altro, amico mio, ci vediamo. Io direi di... No, scendi qui. Scendi da qui, Leon. Andrei a dare una salvata e direi di salutarci qui per oggi. Se vi piace quello che vi propongo, iscrivetevi, lasciate un like, commentate, interagite, anche datemi qualche consiglio, magari mi farebbe piacere. Per oggi vi saluto. Alla prossima da Xeltros. Ciao.